Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Finalmente Eccoci, eccoci. è arrivato Buonasera a questo tutti. 21 Analizziamo un attimo per la di marzo. presentazione che adesso facciamo Eccoci. contemporaneamente sia su Instagram che su Allora, Facebook. eccoti, Un Carolina. attimo. Allora, aspetta. Allora, ti ho mandato la richiesta. Eccoti qua. Trasmetti. Perfetto, ottimo, Ci siamo? ci siamo Ok. sia in Facebook. Dobbiamo solo capire un attimino le tecnologie. Fatto, Ecco. a posto. Ok, io vedo Carolina. Infatti, a posto. Togli l'audio. Ho tolto l'audio, aspetta che abbasso. Eccoci qua. Va meglio? Sì, no, più che altro toglimi l'audio sul Sì, PC. tolto Perfetto. tutto. Sì, tutto. Ok, allora, aspetta un secondo. Proviamo un po'. Ok. Ci siamo, aspetta, provo a fare così, prova a vedere se, no, mannaggia, ecco. Prova a vedere se può andare meglio. Ok, ho tolto il Sì. microfono, quello un po' più pesante, eccoci. Perfetto, ok. Adesso, allora, innanzitutto, dopo questi, dopo questo secondo, qualche secondo di organizzazione, salutiamo innanzitutto chi ci sta seguendo, grazie per essere qua con noi. Vi chiediamo se ci vedete bene, ci sentite bene, così poi possiamo passare alle presentazioni e nel vivo della Assolutamente serata. sì, è un Allora. piacere di conoscervi a tutti e grazie ovviamente per l'ospitalità dentro i vostri canali di Angeli Orme. Mancherebbe. Le nostre professioni, in fin dei conti, sono affini ed è giusto dare la giusta riconoscenza ai professionisti che si impegnano tutti i giorni ad accompagnare le famiglie e gli amici a quattro zampe in quello che è l'ultimo viaggio. Noi ovviamente ci si occupa più degli animaletti e tu, Carolina, ti occupi poi di quello che è l'aspetto di curare, ecco, il cuore di chi rimane e di dare qualche consiglio di come eventualmente poter uscire da questo momento di dolore e perché no, rinascere. Allora, ci dicono che c'è Prova ad dell'eco. abbassare Ok, leggermente allora il adesso. volume del, come si chiama, del tuo telefono. Ok, lo faccio Sì, subito. perché Del se hai telefono? chiuso l'audio nel computer, l'unico audio che ti è rimasto è quello del telefono. Quindi abbassa giusto un pelino. Ok, ci sentite meglio adesso? Intanto io specifico per le persone su Facebook che mi vedono guardare in alto e in basso, è che in questo momento ci siamo connesse sia con il computer che con il telefono. Il computer è basso e il telefono è alto, quindi ogni tanto mi vedete con lo sguardo su e giù per questo motivo. Comunque, intanto mi presento, intanto che arrivano le persone, poi iniziamo questa intervista. Per le persone che non mi conoscono, io mi chiamo. Scusa Dimmi. Carolina se ti interrompo. Penso che Sì. il riverbero sia perché Sì. il computer mi trasmette comunque l'audio che rileva dal Oh. telefono. Però se ci confermate che ci sentite bene, noi andiamo. Ok, Bea ci dice sì, meglio. Ok, Ok. allora possiamo procedere. Prego Carolina, presentati pure, di chi sei e cosa fai e poi cominciamo con questa Sì. breve Oh, intervista. A te, bravo. breve, breve più o meno, abbiamo un po' di domande. Se avete delle domande di cui a chi ci sta guardando, scrivetecele nei commenti
ne terrò nota e magari ti interrompo Carolina e darai Certo, delle risposte. assolutamente sì. Allora, come stavo dicendo, mi chiamo Carolina Venturini, sono Pet Loss Coach, ovvero una coach che aiuta le persone che stanno vivendo il lutto animale in questo momento ad attraversare questa esperienza di vita piuttosto trasformativa, partendo dal lasciare andare per arrivare poi al perdono e quindi alla rinascita grazie all'esperienza fatta con il proprio animale in questa nuova modalità di incontro. Oggi parliamo di eutanasia animale, quindi dell'esperienza ultima, dell'ultimo effettivo saluto che diamo al nostro animale e parliamo di senso di colpa, quindi di tutti quelli che possono essere i pensieri che nascono proprio scegliendo e vivendo questa esperienza. La professione di Pet Loss Coach nasce perché sono stata anch'io proprietaria di un animale speciale che era Mercurio, il mio Alaskan Malamute, e ho scelto anch'io l'eutanasia perché la sua malattia era andata troppo avanti e non me la sono sentita di fargli vivere le parti finali della sua malattia perché avrebbero voluto dire un dolore fisico estremamente grande per lui e anche per me nel dovergli stare accanto. Quindi questo tema lo sento molto, molto vicino, sia perché ho scelto l'eutanasia, sia perché ho scelto la cremazione. Quindi quello che vi porto è sia un'esperienza personale, sia un approccio professionale al lutto da un punto di vista di crescita personale e non di trauma. Anche se il lutto è qualcosa che lascia il segno dentro le vite delle persone, può essere visto anche come opportunità per rinascere. Assolutamente. E se posso, Carolina, in merito a quello che hai appena detto, alla parte finale del tuo discorso iniziale, che non si ma addirittura questa sera, ti dico che io l'ho riscontrato personalmente. Per me e anche un po' come per te, perché vedo già alcuni commenti, mamma mia, sto già piangendo, piuttosto mi viene già da piangere. Questa sera in realtà siamo qui per andare un po' oltre e per, come dire, cercare di vedere l'opportunità nel momento di dolore e di difficoltà. E quando ci siamo conosciute, io e Carolina, ci ha accomunato subito una cosa. Per entrambe, la perdita del proprio amico peloso, per lei Mercurio e per me al tempo Lucky, tanti conoscono la storia di Lucky, è stato un dolore profondo sicuramente, ma è stato modo di rinascere. Cioè, Mercurio e Lucky ci hanno segnato quella che era la strada e oggi le nostre professioni ci permettono, in loro onore, per onorarli, di riuscire a dare supporto e aiuto a chi come noi si è trovato in difficoltà. Quindi sicuramente nella cultura occidentale il lutto è visto come una cosa, parliamo semplicemente, brutta, una perdita, una cosa davvero molto, come dire, triste. Sicuramente la mancanza fisica è una cosa triste, ma si può andare oltre dopo, diciamo, un momento acuto sicuramente, e io sono certa che dall'esperienza luttuosa per un animale domestico ci si può ritrovare in una situazione di opportunità molto di più rispetto a quando succede magari per una persona, perché ci insegnano, ci accompagnano in un cammino davvero molto 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 profondo e ricco, ricco davvero di opportunità. Sì, non so perché si Carolina, sente questo fischio sotto. Lo senti tu? sì, lo sento anch'io, ma qua io non ho nulla. Allora, senti, che ne dici? Proviamo a chiudere la diretta su Facebook e partiamo, lasciamo solo quella su Instagram. Ah no, adesso è andato via. Ok, va bene. Allora, adesso è andato via. Ok, è andato via. Ok, Perfetto. perfetto, va bene.
Possiamo continuare. Allora, Possiamo continuare. Quindi, dopo questo cappello introduttivo, ti chiederei, ti farei una domanda, Carolina, e che spesso, anche le famiglie qui in struttura da noi ci fanno. Cosa impedisce alle persone di andare oltre l'esperienza eutanasica? Quindi magari cosa impedisce di superare quel momento? E soprattutto come si può superare il classico senso di colpa, oh mio Dio, mi sono sentita in colpa perché comunque ho scelto io di porre fine alla sua vita terrena. certo, allora intanto l'eutanasia è un momento dove la persona si incontra con i suoi valori personali e con la sua capacità di leggere le emozioni. Visto che comunque rimane questo bip molto forte, io direi chiudiamo la diretta su Facebook e dopo riprendiamo, perché altrimenti non riusciamo a fare un Va bene. discorso. Mi scuso con le persone su Facebook e rimetterò Perfetto. poi il link della diretta su Instagram. Ok, chiudiamo così. Eccoci. Allora, adesso non dovrebbero esserci più problemi o bip. Allora, si stava dicendo, innanzitutto la scelta del fare l'eutanasia è per la persona un momento veramente importante perché si scontra o si incontra con i suoi valori personali, con la sua capacità di reggere le emozioni, in particolare con la capacità di stare accanto e di amare fino alla fine qualcuno. Il fatto che si riesca a stare effettivamente accanto a qualcuno, vedendolo soffrire, non riuscendo ad alleviare fino in fondo quelli che sono i suoi patimenti, non è una cosa che tutte le persone riescono a fare. Quindi l'eutanasia a volte diventa una scelta condizionata da diversi fattori che possono essere molto umani oltre che sanitari. Quindi quello che crea il senso di colpa legato al discorso dell'eutanasia animale è come la persona arriva a prendere questa decisione, come vive o non vive il momento e quanto riesce ad affermare il suo reale volere e a realizzarlo poi nel concreto, nel momento, nell'atto effettivo dell'eutanasia. Una cosa importante da ricordare è che fino alla fine, fino a quando il veterinario non prende le bocce di anestetico e non le mette dentro la siringa che fa passare poi all'animale, la persona può cambiare idea. Il fatto di autorizzarsi a cambiare idea fino alla fine non è una cosa scontata. E anche quel pensiero di dire voglio cambiare idea, ma non lo esplicito, può generare del senso di colpa. Quindi tutto quello che crea poi fretta, ansia, paura, tutti i non detti, tutte le cose che non sei riuscita a dire o a fare fino alla fine con il tuo animale, per il tuo animale, il fatto di sentirti incapace di essere presente piuttosto che tutte le assenze che puoi, di cui ti puoi accusare rispetto alla vita con lui, rispetto al fine vita e al momento preciso dell'eutanasia, sono tutti elementi che vanno a costruire un rimorso, un senso di colpa, delle accuse interiori, un dolore emotivo che viene aggravato da magari dei pensieri ripetuti anche contro se stessi o contro qualcuno che magari spinge di più la persona verso l'eutanasia. E tutto questo come si può superare? Sembra una banalità, però con il perdono, dove il perdono è il capire quelle che sono state le motivazioni, ma anche le proprie fragilità che hanno portato la persona a scegliere una determinata via piuttosto che l'accompagnamento empatico al fine vita. E arrivare a perdonarsi è tutto fuorché scontato, perché ci possono Certo. essere insomma tanti tanti pensieri, ma ci si arriva nel momento in cui si lavora sul significato, cioè che significato ha avuto per te scegliere proprio l'eutanasia, che significato ha avuto per te scegliere proprio quelle modalità con cui è avvenuta. Portare l'attenzione al significato significa portare l'attenzione ai tuoi bisogni.
quali erano quei bisogni che hai in qualche modo soddisfatto nel momento in cui hai scelto questo e quali sono le tue modalità di comportamento che attui e attivi quando si tratta di reggere una situazione altamente stressante. Sono tutte cose che sperimenti nel momento insieme al tuo animale, ma che poi in realtà ti puoi portare a vita come insegnamento in qualsiasi altro ambito della vita. Certo. Perché situazioni stressanti possono capitare anche al limite, possono capitare ovunque in qualsiasi momento e l'abbiamo sperimentato anche negli ultimi anni dal Covid in poi. Certo, assolutamente. Ti leggo un commento, ci dicono, secondo me, il volere reale della persona sarebbe di tenere l'animale il più possibile con sé, però non credo sia una scelta voluta ma obbligatoria. Allora, non credo sia una scelta voluta ma obbligatoria, penso che si riferisca all'eutanasia. Allora, ma diciamo che volere o essere obbligato a volere sono due parole molto forti in ogni caso, no? Sia da una parte o dall'altra. Spesso, sicuramente, magari non c'è scelta. Ma non ci sarebbe scelta comunque, mi viene da dire, perché non siamo eterni in ogni caso, cioè non siamo eterni sotto questa forma, sicuramente. E quindi lascio a te, magari, Sì. Carolina, un commento al commento della Allora, ragazza. secondo me la chiave, diciamo, di questo commento è proprio quando la ragazza dice, secondo me il volere reale della persona sarebbe di tenere l'animale il più possibile con sé. Il punto è Certo. qual è il tuo volere reale, tuo di te che hai scritto il commento, perché poi ogni persona è diversa e per ogni persona c'è un significato diverso della situazione, del momento, della scelta. Quindi per te qual è il tuo volere rispetto allo stare vicino all'animale? Imparare a vedere cosa ci riguarda a noi in prima persona rispetto a quello che fanno gli altri, ci dà l'opportunità di portarci in primo piano, quindi portare la nostra capacità di scegliere e di agire pensando a quello che vogliamo noi realmente. L'eutanasia può essere proposta o scelta in diversi ambiti sanitari, ovviamente si fa riferimento sempre a situazioni sanitarie ormai arrivate al capolinea della vita di un animale. Certo. Ci sono anche persone che la propongono, la chiedono ai veterinari per motivi futili, come per esempio il cane invecchiato ormai è da sopprimere così. Ti dico semplicemente che, Purtroppo. per esempio, nel mio sito ogni tanto mi arrivano delle persone che mi scrivono che cercano su Google eutanasia fai da te, ma qui si parla di reato, non si parla di altro. Cioè, quindi proprio nell'universo dei significati delle persone ci si può perdere. Quindi per questo ti dico, per te che cosa vuoi? Parti dal volere e poi arriva tutto il resto. Ti leggo subito un altro commento che dice: io ho perso il mio ginger ad ottobre, ancora oggi non ho elaborato il lutto, so che razionalmente ho fatto la scelta giusta, ma è sempre molto faticoso reggere il peso della sua fine. E anche questo non ha detto reggere il fatto che non lo vedo più fisicamente, reggere Sono il parole peso della sua fine. molto molto importanti. Intanto ti faccio le mie condoglianze, capisco perché l'ho provato in prima persona quanto razionalmente sia difficile combaciare il fatto di sapere di aver fatto la scelta giusta, ma la nostalgia e il fatto che non si torna indietro. Perché comunque l'eutanasia è una scelta che non puoi dire anche se la cambio posso tornare indietro. Una volta che è fatta. Quindi reggere il peso della fine è veramente una cosa importante, ma non solo da un punto di vista di lutto, quindi di tristezza, di vuoto, di solitudine, ma anche di forza interiore. Perché quando mi parli di reggere, vuol dire che tu hai una forza per poter
sostenere il carico che hai in questo momento sulle spalle e puoi scegliere che cosa farne di questo carico, che cos'è un peso e che cos'è una leggerezza dentro questa cosa che stai reggendo. Grazie Carolina. Volevo un po' andare avanti e chiederti una cosa, così che in realtà mi è venuta in mente adesso mentre leggevo i commenti di chi ci segue e di rimando ascoltavo le tue risposte. Quanto è importante e quanto può essere buono, diciamo così, per noi? Quando ci danno una, chiamiamola così, a me, nei vari messaggi che ci arrivano giornalmente, purtroppo nelle varie chiamate la chiamano triste sentenza, no? Io penso che se da un certo punto si possa definire questa una triste sentenza, dall'altro paio di maniche si apre un tempo dell'attesa che il come lo viviamo spetta solo a noi e a volte non ci rendiamo conto nel momento in cui lo stiamo vivendo di quanto possa essere prezioso questo tempo. Quindi ti chiedo se siamo fra quelle persone che purtroppo riceviamo o abbiamo ricevuto una brutta diagnosi dalla quale non si può, cioè dalla quale diciamo, sappiamo quale sarà l'epilogo. Come possiamo affrontare questo periodo, lungo o Con la breve che sia? consapevolezza che la vita è un ciclo e quindi anche la fase di chiusura del ciclo della vita è importante per onorare e per ringraziare quello che è stato l'insieme delle esperienze di vita e l'amore ricevuto con il nostro animale. Quindi, nel tempo che abbiamo a disposizione, che sia poco o che sia tanto, è un tempo prezioso per riconoscere chi siamo diventati grazie al nostro animale, perché il nostro animale ci ha preso, che eravamo qualcuno, insieme a lui abbiamo fatto un viaggio, adesso in questa fase terminale della sua vita, lui o lei ci aiuta a trovare quelle risorse, quella forza per camminare ancora di più sulle nostre gambe. E in questa fase terminale di vita insieme, abbiamo l'opportunità preziosissima di poterci dire quelle cose che veramente contano e che magari abbiamo tenuto per noi o non avevamo così tanto portato a consapevolezza. Anche il semplice fatto di poter dire grazie, oppure di poter dire scusa, oppure Certo. di poter dire aiutami ad avere la forza di lasciarti andare. E gli animali ci aiutano. A volte si fanno così tanto carico del nostro stato emotivo che si prendono tanto di noi sulle loro spalle. E Vero. questa per noi diventa l'opportunità invece di diventare noi punti di riferimento per noi stessi, dove ci appropriamo del nostro dolore, per quanto male possa fare, però liberiamo il nostro animale dal nostro peso. La signora prima parlava di reggere il peso della fine. Nella fase della diagnosi terminale, noi impariamo a reggere il peso nostro, perché l'animale per andare deve essere libero da noi. Dobbiamo aprire queste mani e dire Certo. ok, Certo. non è una cosa scontata e per quanto la società non riconosca questa fase di vita e il lutto animale come una cosa reale e per quanto ci siano così tanti pregiudizi e tante superficialità e giudizi veramente del cavolo che cadono a pioggia sulle persone, quello che stai vivendo è vero. È reale, è importante. Quindi quando il veterinario ti dice, come mi ha detto a me 2 anni fa, avete un mese di vita e ti crolla il mondo addosso, quello che puoi fare è amare. Grazie.
Grazie Carolina. Vedo che ti sei emozionata anche tu, siamo esseri umani ed è bello comunque trovarci in una. Adesso qua siamo una piccola comunità alla fine, tra me e te che abbiamo superato e che abbiamo vissuto il momento e chi ci sta seguendo che a sua volta l'ha vissuto sicuramente. Sì. Leggo qualche commento perché sono tutti molto importanti, più che altro per dare qualche riscontro. Vi leggo tutti, ma parto da, solo per rimanere un attimo ancora su questo tema, prima di andare avanti. Bea dice, io ho perso, tra l'altro ciao, io ho perso due cani, il primo ho dovuto farlo addormentare perché i reni non funzionavano più, quindi di lì a poco sarebbe comunque deceduto. La seconda è moi, di cui ce ne siamo occupati noi, patatina, è deceduta per cause naturali. Lascio in stand-by questo commento, ne leggo altri due, poi torno su questo commento per riallacciarmi una domanda che volevo farti. Clara ci dice, la nostalgia della mia Freya è enorme e dice anche, è vero, mi ha cambiato in meglio. So che ci stai guardando, quindi se mi permetti Clara faccio il tuo nome perché ci siamo viste solo di recente, un paio di settimane fa, se non vado errato, e per me è stato un momento emozionante quello di trovarmi a casa di Clara perché... il giorno prima, quando ci aveva contattato e mi aveva detto che aveva preso questa decisione, e il giorno dopo sarebbero andate ad addormentare la cagnolina, mi ha mandato alcune foto e mi ha fatto conoscere tramite foto Freya. Io il giorno dopo sono arrivata a casa sua, adesso permettetemi di sorridere anche un pochino, vedendo quella simil lupetta ormai addormentata. Mi ha fatto così una tenerezza incredibile che sono scoppiate in lacrime e invece di consolare Clara, era lei che consolava me a momenti. Posso dire però che quello che ho apprezzato in quel momento è stata la serenità con la quale la signora Clara mi ha detto Valentina, mi avevano dato quando ci siamo sentite 3 settimane fa, purtroppo una brutta sentenza. Sarebbe potuto succedere da un momento all'altro perché aveva tutta la milza compromessa. Io non volevo assolutamente farla soffrire. Mi sono preparata in queste 3 settimane a godere del tempo che poteva rimanerci. Ero un po', in ansia perché, non sapevo esattamente magari come fare per il suo corpicino, le sue spoglie. Mi avevano parlato della possibilità di cremazione, ho contattato te, mi ha detto la signora Clara, ti ringrazio tanto perché dopo la nostra telefonata, la prima telefonata nella quale ci siamo conosciute, mi hai dato un senso di tranquillità, dato che volevo vivermi questo tempo che rimaneva con la maggior serenità possibile per me, ma anche per trasmetterla a lei. Ti ringrazio per avermi dato questo senso di tranquillità e ti chiedo, Clara, se ci stai ancora ascoltando, eventualmente di confermare questa nostra conversazione. E vi dico davvero che io ho apprezzato tantissimo quel giorno che sono andata a prendere Frey a casa loro perché Clara e suo marito erano una coppia serena che sapeva perfettamente che aveva fatto una scelta dalla quale non potevano tornare indietro. Sapeva anche però perfettamente che la malattia di Freya l'avrebbe potuta portare da un momento all'altro in una situazione dove sarebbe mancata per un'emorragia e lei non voleva farla soffrire e ha deciso di aggiungere qualità ai giorni e non giorni al tempo. E ci siamo sentite qualche giorno dopo, scusate se mi emoziono, e mi ha detto: guarda, sono contenta perché Freya ci ha fatto diventare due persone migliori. Ed è davvero così, gli animali ci cambiano e ci cambiano in meglio, sempre. Quindi, se posso dare un consiglio molto spassionato, freghiamoci altamente dei commenti di chi non riesce, non può avere il privilegio di permettersi di condividere una vita con quattro zampe o due ali, o due zampe e due ali, perché ognuno di loro è speciale. Ma come diceva Carolina prima, la situazione che viviamo è reale e cerchiamo sempre di trovare il lato positivo e il viverci il qui e ora come solo loro Sì, sanno fare. Scusate. assolutamente sì.
ho voluto condividere con voi questa Io esperienza. intanto continuo a leggere gli altri commenti. Allora, Clara sempre Vai. dice la nostalgia della mia Fregia è enorme e Sabrina dice Luca l'ho dovuto lasciare andare a settembre, quell'attimo in cui lei ha smesso di respirare mi tortura, non riesco a mettermi l'anima in pace. E Bea dice chi siamo diventati grazie al nostro animale, questa frase è stupenda. È vero che mi ha cambiato in meglio, ci si emoziona sempre a parlare e sì, Vale, voi siete magnifiche, concordo, tutto vero Valentina, Clara. Allora, rispetto alla Sabrina Marco Nuca che dice quell'attimo in cui lei ha smesso di respirare mi tortura, la posso capire perché è un'esperienza fisica, immagino da quello che scrivi, ma magari confermamelo nei commenti, che eri presente durante a quell'ultimo respiro. Quindi nel tuo corpo comunque è rimasta la memoria fisica, oltre che la memoria emotiva di quello che hai vissuto. Ma nel tuo corpo c'è anche altro dentro quei respiri. Quindi il mio consiglio, se ce la fai, è di provare a sentire dentro il tuo corpo che cos'altro ti dice quel respiro. E ovviamente respira anche tu. Certo, volevo riallacciarmi al commento di Bea che diceva che purtroppo ha dovuto dire addio a due suoi cani e ha dovuto fare l'eutanasia per insufficienza renale al suo cagnolino e poi invece è mancata per cause naturali. Quindi volevo chiederti, allora, quali risorse si possono attivare quando ci si trova a dover scegliere fra un addio naturale o un'eutanasia? Magari abbiamo già anche un po' risposto a questa domanda, però Sì, ribadiamolo con forza. allora secondo me innanzitutto c'è una cosa importante. In quei momenti di solito si va su internet a cercare le risposte, a cercare i guru, gli esperti che ti dicono che cosa devi fare, se è più giusto una cosa piuttosto che un'altra. In realtà l'unico luogo dove puoi trovare la risposta giusta per te è dentro di te. Quindi non nelle emozioni, non nella razionalità, ma dentro il luogo dove tieni i tuoi valori personali e unisci quello che ci vedi, anche ai dati oggettivi, ovviamente sulla salute dell'animale, e all'ascolto attivo di quello che ti dice l'animale, oltre alla tua voce interiore. Questo tradotto nei fatti cosa significa? Significa che scegliere l'eutanasia piuttosto che la morte naturale, quando la sanità, l'aspetto sanitario ti permette di fare questa scelta difficile, la pu puoi compiere nel momento in cui sei allineata con le tue emozioni, il tuo volere e i tuoi valori. E quando tutto questo lo metti in relazione a quello che ti sta chiedendo il tuo animale. Ci sono animali che sanno chiederti la vicinanza e il rispetto del loro tempo naturale. Come è successo invece per altri animali, anche per Mercurio, sei tu a doverti prendere la responsabilità di questa scelta, perché lasciarli andare fino alla fine significa un dolore fisico troppo grande per loro. È una cosa privata, è una cosa intima questa decisione. Quindi fuori tutti quelli che hanno qualcosa da dire riguardo la tua decisione, che ti possono giudicare in qualsiasi modo. L'unico che può decidere sei tu. Ed è una cosa importante quello che hai detto, perché spesso siamo sopraffatti dal momento e cerchiamo sempre, vabbè, allora cerchiamo di capire, non è che il consiglio del professionista non bisogna ascoltarlo, ci mancherebbe altro, però viviamo talmente in situazioni a volte frenetiche, io dico, parlo della vita quotidiana in questo caso, che quasi non siamo più capaci a darci uno stop, a guardare dentro noi stessi e a dire, ma
Io, Valentina, io, Carolina, io, Sabrina, cosa voglio esattamente? Come voglio passarlo questo momento? Cosa voglio esattamente? Ma io sono la prima, eh. Adesso sono qua che faccio, che dispenso consigli, ma non è così Sì. facile. Però bisogna, in queste situazioni, lasciami dire, estreme, no? Comunque molto profonde, bisogna sicuramente farlo. Voglio leggere i Aspetta, volevo commenti. giusto aggiungere prima di andare avanti Oh, che scusami, quello che ti vai. sto dicendo lo conosco in prima persona perché la notte prima dell'eutanasia a Mercurio si era sentito male, era domenica, quindi niente di cliniche aperte dove vivo io e l'unico veterinario che era disponibile di turno al telefono, che ovviamente non conosceva l'animale, mi aveva quasi imposto l'eutanasia per quanto stava male lui. Io lì gli ho detto no, fermo, non sono pronta, non è il momento, non posso farlo adesso che sono così agitata e non posso farlo adesso quando lui mi sta così male che ho bisogno di altre soluzioni. Poi ci sono arrivata comunque a scegliere l'eutanasia, ma dirgli non ho obbedito a quello che lui mi diceva, mi sono radicata in me e ho detto che cosa voglio e come voglio arrivarci. Allora il mio consiglio per voi è Certo. proprio di radicarvi dentro di voi prima di prendere qualsiasi decisione, in modo tale che non ci siano poi dei sensi di colpa o comunque dei rimangiarsi le mani per quello che si è scelto in un momento di disequilibrio emotivo. Ok, grazie, è un consiglio molto molto prezioso. Allora, Sabrina ti ha risposto in merito al fatto che tu hai detto, credo proprio che tu fossi presente durante il suo ultimo respiro. Lei ha detto sì, presente fino all'ultimo. E vado solo a sempre leggere il commento di Sabrina, poi torno indietro sugli altri e dice: mio marito, dopo quell'ultimo respiro, continua a dirmi che ha smesso di soffrire. Cerco anch'io di vederla così, però mi torna sempre il senso di colpa. Carolina, cosa Posso dici? capire, rispetto al discorso dei sensi di colpa, mi vengono in mente alcuni podcast che ho registrato nel mio podcast Animali nel Cuore, che è disponibile su Spotify. Ecco, Dopo diamo perché tutti i tuoi lì contatti. avevo creato degli audio proprio sul senso di colpa legato al momento dell'eutanasia. Quindi, casomai ti fosse di aiuto, lì ne avevo parlato in abbondanza. E leggo anche il commento. Io alterno momenti di grande tristezza a ricordi bellissimi. È vero che mi ha reso un'altra persona, mi ha insegnato a prendermi cura. Quindi, nel suo caso, è bellissima questa frase perché grazie al rapporto con Ginger è stato il suo maestro per focalizzarsi un po' più su se stessa e insegnargli a seguire, diciamo, un po' di più la parte cioè, interiore, ecco, chiamiamolo così, tramite un'introspezione. Questo è molto Sì, bello, mi piace assolutamente. molto. Ricordati semplicemente che stai vivendo un lutto. Quello che vivi fa parte naturale dell'esperienza del lutto. Quindi, se puoi, sospendi il giudizio rispetto a questa alternanza di situazioni e prova fino a dove riesci ad accettarti anche così, a volte in bilico fra una situazione e l'altra. È una fase di passaggio. E Clara, in ultimo, ci scrive: sono io che ho deciso con l'aiuto di mio marito. Io per fortuna non provo sensi di colpa, no, ma davvero io apprezzo un sacco la serenità con la quale questa famiglia ha salutato la loro cagnolona di 14 anni. E mi capita davvero di rado di vedere delle situazioni del genere e massimo rispetto, ma soprattutto perché è bello entrare in contatto con una persona che dice: lo so, mi mancherà tremendamente, ma sono serena. E la serenità in queste situazioni credo che non abbia prezzo.
E ci dice anche: io per fortuna non provo sensi di colpa, solo un grande vuoto in certi momenti della giornata. Che Carolina, chiedo a te, mi sembra del tutto fisiologico e Nel umano senso, è la anche, cifra dell'amore che è condiviso. Il vuoto è, no? Perfetto. diciamo, la manifestazione del fatto che è condiviso valore, presenza e amore. E nei percorsi di coaching che porto avanti, insomma, con le persone che stanno vivendo il lutto, c'è sempre una domanda importante che viene fatta e che è: che cosa te ne sei fatta della vita con il tuo animale? Che cosa te ne farai da adesso in poi di questa vita che hai vissuto insieme a questo animale? Caspita, sono domande che sono veramente profonde, al quale sicuramente un percorso con una professionista come te, cioè senza un aiuto, ecco, questo volevo dire, di una professionista come te, sicuramente una persona di per sé non riuscirebbe ad aprirsi a certi argomenti. A darsi delle risposte, a cercare dentro di sé delle risposte, che sicuramente, perché poi il fine ultimo è quello di stare meglio e, come dire, come dicevamo all'inizio, perché no, prendere questa situazione e convertirla a nostro vantaggio nella vita Sì, di tutti i giorni, poi. assolutamente sì. Allora, leggo ancora un paio di commenti e poi andiamo avanti. Bea dice: io penso di essermi perdonata per il primo che ho perso, ma la mia moi mi manca da morire perché in 3 settimane l'abbiamo persa e ha deciso lei quando andarsene. Ovviamente mi mancano moltissimo entrambi. Sì, a volte il tempo, il fatto che succeda tutto così in fretta, da una diagnosi anche a una morte naturale, perché poi, fortunatamente o meno, questo non l'ho ancora capito, non sempre bisogna ricorrere all'eutanasia, come dire, quando capita tutto così veloce, facile non è, No, non si è mai preparato. la parola chiave di questo commento è deciso. Anche tu puoi decidere, anche tu puoi avere il controllo delle situazioni. Il punto è che cosa vuoi decidere adesso per la tua vita. Certo. Volevo chiederti, andando un po' avanti, volevo farti alcune domande, diciamo, una domanda in particolar modo più inerente al, cioè fino adesso abbiamo parlato di senso di colpa per l'eutanasia, abbiamo parlato di prepararsi eventualmente un minimo alla decisione, il cosa fare di quello che mi piace chiamare il tempo dell'attesa quando questo c'è. Però adesso ti chiedo una domanda anche un po' più inerente alla mia professione. Cosa può aiutare una persona durante il momento della cremazione, dell'ultimo saluto, durante il momento in cui arriva immancabilmente il fatto che ti devi fidare e affidare a qualcuno che si prenda cura delle spoglie del tuo gioiello, perché poi alla fine c'è dentro del membro della famiglia per eccellenza, perché poi è sempre un prendersi cura, no? Io dico sempre: cioè, vi ringrazio perché state affidando un'emerita sconosciuta. Poi ci si conosce pian piano, ma in quel momento sono un'emerita sconosciuta, un membro della famiglia, un affetto grande. Quindi non so, mi viene a dire cosa può aiutare le persone in quel momento. E anche una cosa importante che vorrei chiederti in merito alle tempistiche, perché credo che anche quello sia un aspetto che magari pochi prendono in considerazione, ma può aiutare, ecco, può essere Certo, d'aiuto in qualche allora modo. intanto il tuo lavoro è prezioso e sacro, perché sì, lo è, perché quello che accade dentro la tua azienda, e cioè l'ultimo saluto fisico della persona con il suo animale, prima che la parte fisica dell'animale scompaia per sempre,
per la persona è di vitale importanza perché è l'ultimo contatto fisico che non si potrà mai più replicare in nessuna maniera. È rapido. Quando ci sono i funerali, quando muore una persona normale, si allestisce la camera ardente e hai a disposizione la salma per un tempo lungo. Per gli animali questo non accade, quindi vivere il momento della cremazione senza un rito, se, con i tempi molto abbreviati nella percezione della persona, è sicuramente qualcosa che può generare ansia, stress e il fatto di rivolerlo subito a casa porta poi la persona magari a dirti quando me lo fai, me lo fai subito, me lo cremi oggi, me lo dai entro un'ora, perché c'è il bisogno fisico di avere di nuovo qualcosa fra le mani. Magari ci sono anche delle persone che non sono mai state abituate a vivere una notte senza il loro animale e quindi passare, ma pensare di passare, che so, 3, 4, 5 notti sapendo il loro animale in una cella frigorifera. Mentalmente, come rappresentazione mentale, può essere complicato. Allora, come ci si può avvicinare a questo momento? Perché poi Sì. oggettivamente, perdonami se ti interrompo un attimo, però ci sono delle tempistiche, cioè nel senso che per legge le persone non possono, alle persone non si può fare il funerale prima delle 24 e per alcune cause di decesso anche prima delle 48 ore. Per l'animale non ci sono questi regolamenti per il momento. Però al contempo, per chi lavora in massima trasparenza come noi, dove le cremazioni sono rigorosamente individuali e dove l'impianto è dedicato assolutamente, ad una singola spoglia per volta, magari dipende un po' dai periodi, dai giorni, l'attesa può essere quella di 3-4 giorni proprio per avere l'impianto ovviamente esclusivamente dedicato. E quindi però sono tempistiche che sono dettate di volta in volta dall'affluenza del momento e magari non tutti lo sanno perché è la prima volta che si approcciano a un servizio di cremazione, a una realtà simile. E quindi ti volevo chiedere sostanzialmente, Come la persona può gestire? ok, va bene rispettare le tempistiche dell'azienda. Ma credo, penso, almeno a me personalmente, quando è mancata Cori, mi è stato molto utile non prendermi del tempo e affidarmi a un paio di giorni di stand-by per elaborare un attimo la cosa. Tu cosa ci Sì, consiglieresti in assolutamente, questo anche caso? perché sono. Diventa una settimana di fuoco emotivamente perché l'animale viene a mancare, c'è il discorso di scegliere se cremare, se seppellire, se il cimitero. Devi prendere delle decisioni difficili in questi giorni. Poi c'è la burocrazia, quindi smettere il microchip, andare in comune, fare tutte quelle altre carte. Il tempo per te, il tempo per capire. Quello che stai vivendo è importante, il tempo per sentirti, per capire quali sono le tue esigenze, anche solo per farti una doccia in santa pace, o anche solo per pensare, forse riuscire a pensare per un minuto a qualcosa che non sia, l'urgenza che hai vissuto fino adesso. Anche per i tuoi ormoni, che comunque sono tutti a palla nell'urgenza. Abbassare, abbassa le frequenze, gestisci piano piano l'ansia e impara a respirare. È difficile perché c'è la voglia di riaverlo accanto, c'è il dolore della perdita, c'è il vuoto, c'è tutti i pensieri che hai in quel momento, però prenderti un tempo per te è importante anche perché poi purtroppo il tuo dolore appartiene a te, non può essere buttato sulle spalle dei professionisti che comunque cercano di aiutarti e di darti il massimo sostegno in quel momento. Brutto da dire, ma il lutto, oltre a essere una cosa reale,
è una cosa che appartiene a te. Quindi il tempo di capire intanto cosa stai vivendo è un tempo di diritto, quindi datti il diritto al tempo. Grazie, grazie per questo consiglio, questa preziosa testimonianza. Io posso dire, posso raccontare un po' l'esperienza che le famiglie vivono qui. Fortunatamente si fidano e si affidano. Ci è capitato alcune volte di essere a contatto con alcune persone che purtroppo, poverine, magari il dolore era talmente grande che non c'era verso in qualche modo di fare in un altro modo rispetto a quello di fare tutto e subito. Purtroppo le stesse persone, alcune di loro, ecco, avendole riviste una seconda volta per la perdita di un altro animaletto, mi hanno confermato che se si fossero presi quel giorno in più, chiamiamolo così, di tempo per riflettere sul da farsi, probabilmente si sarebbero in qualche modo, non dico perdonati subito, ecco, ma sarebbero sentiti meglio, perché alla fine è tutto volato, tutto troppo in fretta e per assurdo. In quel momento pensavano che non fosse necessario, ma il fatto di averlo rivisto, cioè non aver avuto un paio di giorni di pausa e rivederlo e prendersi del tempo anche qua da noi per un breve rito, per il saluto, è poi stato purtroppo una mancanza, un minus piuttosto che un plus. Per concludere anche questa parte. Noi come Angeli Orme diamo ovviamente la possibilità alle famiglie che lo vogliono di venire qui in struttura, di rivedere il proprio animale e di passare il tempo necessario che desiderano nella saletta dell'ultimo saluto per dargli appunto questo, nella saletta del commiato per dare l'ultimo saluto e si può presenziare alla cremazione. Ti chiedo per l'animale, proprio perché non ci sono regole, ecco, ognuno fa un po' quello che si sente. Quanto è importante crearsi una ritualità, che sia alla casa funeraria, che sia andarsi a fare una passeggiata dove si faceva sempre, ma quanto è importante crearsi una ritualità per superare quello che Il vivi? rito è importante proprio per quello che si diceva anche prima, perché comunque ti permette di accorgerti del valore che ha avuto questo animale dentro la tua vita, ti permette di salutare, di ringraziare e di lasciare andare. Per le persone c'è il funerale, tutta la ritualità intorno al funerale fino al cimitero, e Bravo. quando esci dal cimitero comunque qualcosa è andato a posto, nel senso che comunque la persona ha uno spazio, c'è stato un tempo del saluto, un tempo del ricordo, tutte le persone che avevano qualcosa da dire o da dare lo hanno fatto e quindi la vita può andare avanti. Per gli animali questo non è previsto, quindi poi riuscire a crearsi il proprio rito, una propria ritualità per dare valore a quello che è stato la vita insieme è importante. Grazie, perfetto. Hai centrato l'argomento. Quindi, se possiamo dare un consiglio, ognuno, a parte il momento di quando succede, a parte affidarsi a delle strutture che permettono, se ovviamente lo si vuole, di essere presenti e di creare questo piccolo rito, in casa funeraria, cerchiamo di fare quello per il dopo, di fare quello che è in qualche modo, di crearci una ritualità per superare il momento, no? Per chiudere una porta e aprirne un'altra. E proprio in merito a questo argomento, che cosa ci puoi dire riguardo al fatto di come possiamo sostanzialmente prenderci cura di noi stessi dopo aver superato magari la scelta eutanasica?
e tutto quello che comunque è il fatto di essersi affidati a una struttura e a del personale per un'eventuale cremazione o sepoltura in un cimitero Sì, autorizzato. la parola chiave è consapevolezza. Ci sono due momenti veramente topici, diciamo, dell'esperienza, e cioè nel momento in cui hai in mano l'urna e torni a casa, quello è il primo giorno. Il primo giorno sei comunque avvolta dagli amici che ti mandano i messaggi, dai familiari che si ricordano di te, tutti che comunque in qualche modo ti parlano. Magari metti un post su Facebook e la gente mette commenti, like, vicinanza. Poi arriva il secondo giorno e nel secondo giorno c'è il silenzio. Allora in quel silenzio c'è il vuoto e c'è la solitudine, c'è tutti i momenti più difficili. E dal terzo giorno inizia quello che piano piano diventerà la nuova vita. Quindi consapevolezza è la chiave del benessere, cioè sai che ci sono dei momenti da passare, sai che dentro di te hai già delle risorse, perché in tanti altri momenti della tua vita hai dovuto affrontare delle chiusure, hai perso qualcosa o qualcuno e ne sei uscita. Porta l'attenzione su quelle risorse e rispetta il tuo sentire, dandoti il tempo, piano piano, di ricominciare la tua vita, che non sarà più uguale come era prima, perché è cambiata tutta la routine, soprattutto se quell'animale che è morto era l'unico, il primo e comunque il più importante, però comunque verrà altro. Quindi fondamentalmente, come cioè se penso come possiamo recuperare la serenità dopo l'ultimo saluto, comunque dopo la sua ripartita, è quella di partire dal fatto di essere consapevole per arrivare Per a. arrivare a scegliere come vuoi costruire la tua nuova vita, per arrivare a scegliere che cosa ti dà di nuovo gioia dentro la tua vita, che cosa ti dà di nuovo presenza. Perché l'animale è così importante? Perché si soffre da morire quando va via? Perché l'animale era una presenza e ci sono tante persone che vivono l'animale come unico e ultimo contatto emotivo, familiare, fisico, che è importante proprio per la parte affettiva, è l'unico simbolo d'amore che hai nella tua vita in tanti casi. Quindi adesso che non c'è, Certo. una volta che hai trovato la consapevolezza, che hai raggiunto la serenità, l'ultimo step è capire come portare amore dentro la tua vita alle tue regole, con le tue modalità. Certo, mi riallaccio al fatto che dici che spesso l'animale, cioè, più di quello che possa pensare, più di quello che uno possa pensare, è l'unica presenza nella vita di alcune persone. Immagino le persone anziane che vivono con un cagnolino e che, o con un gattino che sia, e comunque quanto questo animale, permettetemi, li tiene in vita, perché hanno qualcosa, qualcuno di cui occuparsi, una compagnia, portarlo a fare i bisogni, occuparsi di preparargli il cibo. Tante persone che hanno più tempo, che sono appunto in pensione, preparano la cucina casalinga ai propri amici a quattro zampe, e poi quando viene a mancare, manca la parte più importante delle proprie giornate. Ti faccio anche un'altra domanda, non so se è il caso di chi ci segue, ma spesso è successo di ricevere qui in struttura delle persone anziane, appunto, che hanno perso il proprio animale domestico e mi dicono, vede Valentina, però è un dolore grande, e poi ti dico francamente, ho già 72 anni, non ne prendo più perché ho paura poi che mi sopravvivano, e penso che sia ancora più un dolore il fatto di saper di non potermi prendere cura fino alla fine. E È pesante. racconta tanta solitudine. Però dall'altra parte c'è anche la responsabilità di una persona che ragiona nei termini di amore. Quindi Certo. non voglio abbandonare,
Cioè, non voglio che la mia solitudine diventi, diciamo, una scusa per includere qualcuno nella mia vita che poi comunque lascerò da solo. Certo, assolutamente. Va bene, allora volevo leggere alcuni commenti. Ci chiedono, Carolina, per diventare pet loss coach, che tipo di formazione è necessaria? Quali titoli di studio bisogna conseguire? In sostanza, come ho fatto? Io Sostanzialmente. ho seguito un master professionalizzante per diventare coach, ho seguito il tirocinio, mi sono iscritta al registro nazionale, dopodiché ho scelto di lavorare nell'ambito comunque del lutto animale perché è stata una chiamata d'anima, è stata la storia, quello che ho vissuto con Mercurio che mi muove profondamente ogni giorno per portare amore alle persone, quindi è una scelta dell'anima. A monte comunque c'è una formazione per diventare coach di ispirazione gestaltica e con tutto quello insomma, che comporta. Ok, grazie. Quindi abbiamo dato anche qualche consiglio tecnico. Volevo chiederti, cioè no, volevo dire che ci sta ascoltando, che Carolina nel suo percorso è stata anche autrice di un libro che si intitola Mercurio, una storia vera. Se hai la copertina, eccola qua, ce lo sta mostrando, che io sto leggendo, ahimè, a spizzichi e mozzichi perché arrivo sempre a casa a delle ore improponibili, ma che, devo dirti, Carolina, in qualche modo mi rivedo in quello che scrivi, perché alla fine, oltre a Mercurio, una storia vera, penso che il sottotitolo potrebbe essere Mercurio, una storia d'amore vera. Si sorride, si piange, ma si capisce quello che dicevamo all'inizio, quindi quanto un animale domestico può cambiarti in meglio e quanto a volte ti sprona a fare le scelte più giuste della tua vita che senza di lui o senza di lei non avresti neanche mai pensato di fare e saresti rimasto nel tuo limbo di vita inutile e di situazioni pesanti che però in quel momento sembravano essere quella comfort zone dove uno si annida, sta lì e si lascia vivere. Ti chiedo giusto davvero proprio una piccola introduzione al libro perché poi in realtà seguirà magari nel mese di aprile una diretta solo ed esclusivamente per presentare il libro, se Carolina vorrà di nuovo essere Assolutamente, nostra con molto ospite. piacere. Mentre Carolina introduce il suo libro, chi ha ancora qualcosa da chiedergli, qualche commento da fare, lo può scrivere nei commenti, Carolina vi risponderà e poi passeremo a lasciarvi i suoi contatti e dato che è già passata un'oretta in vostra compagnia, Ok, insomma. allora, cioè in realtà se uno vuole sapere come sono diventata Pet Loss Coach, basta che legga il libro, perché lì c'è il mio perché. Ci sono le mie risposte, c'è cioè quello che mi muove. Mercurio era un Alaskan Malamute, quello che vedete laggiù in fondo, che era tutto fuorché un cane, perché era un'anima antica, un'anima atavica, era un mezzo lupo, anche se era un Alaskan Malamute vero, assolutamente. Insieme abbiamo fatto un grande percorso di crescita personale, entrambi, sia lui sia io. Non vi dico di più perché non voglio togliervi la No. sorpresa, insomma. No, anzi, diciamo di lì, comprare il libro che si chiama Mercurio, una storia vera, cominciare a leggerlo e poi eventualmente essere dei nostri nelle nuove date, cioè che usciranno, che adesso è il tempo di riorganizzare una diretta e ritornare a seguirci per la presentazione Sì, del cioè, libro. in realtà se vanno Forza su Amazon a grande. cercarlo c'è già la preview di una 80ina di pagine gratuite che possono essere lette. Poi, se ci sono delle persone comunque che in questo momento sentono l'esigenza di un percorso di crescita personale,
fatto con il coaching, quindi non di terapia, comunque sono a disposizione, mi trovate online e se avete piacere, insomma, di conoscere come lavoro, anche su YouTube potete trovare tanti video che vi spiegano come lavoro, cosa faccio. Quindi, allora, Carolina, diamo giustamente i tuoi riferimenti. Allora, la tua pagina Facebook, cioè dici qual è la tua pagina Instagram? Vabbè, tanto siete tutti su Instagram, adesso andate a seguire Carolina su Instagram e quali sono, diciamo, i tuoi riferimenti anche su YouTube, proprio per chi avesse necessità di andare ad ascoltare i podcast che sono molto, molto utili, oltre ad essere Mi interessanti. trovate dappertutto con il mio nome e cognome, quindi vi basta anche andare su Google e trovate tutto lì, su YouTube, Facebook, sito, dappertutto mi trovate con il mio nome e cognome, quindi è più facile di così, non si può, ecco. Quindi Carolina Venturini su tutti i Esatto. canali. Va bene. Io direi che un'oretta di diretta l'abbiamo fatta. Ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno fatto compagnia, che sono intervenuti con domande e commenti super rilevanti. Grazie a te Carolina per essere stata nostra ospite, è stato un piacere, soprattutto per i consigli preziosi che hai dato. Mi raccomando, seguite Carolina Venturini sui suoi canali, la trovate appunto col suo nome e cognome. Per qualsiasi cosa, sia noi Angeli Orme in direct sulla pagina Instagram rimaniamo a disposizione e altrettanto Certo. farà Carolina. Io da parte mia, se non ci sono altri commenti o domande, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie e mille grazie anche a per te Carolina. l'opportunità. Buona serata a tutti. Ciao a Ciao. tutti, buonasera. Ciao, Ciao, grazie grazie. Carolina.